Dopo aver scalato l'Erta Franosa, che dalla sesta bolgia, quella degli ipocriti, conduce alla settima, Dante e Virgilio arrivano sul ponte della settima bolgia. Qui si offre loro un orrido spettacolo. I due poeti scorgono una moltitudine di orribili serpenti, così numerosi che nemmeno le inospitali terre africane ne possono contenere tanti. Tra di loro corrono i ladri, con le mani legate dietro la schiena dalle stesse serpi. Dante descrive allora un fenomeno orribile e prodigioso. Uno di loro, vicino ai due poeti, viene morso sul collo e immediatamente si accende e brucia per poi incenerirsi in un attimo. Ma la cenere si raccoglie da sola e di colpo da essa rinasce la precedente forma umana. Dante, per spiegare il prodigio, richiama il mito della Fenice, che rinasce dalle sue ceneri. Il contrappasso è legato alla natura subdola che accomuna i ladri ai serpenti, incaricati anche di legare le loro mani, con cui compirono le rapine. Il ladro, dopo la sua metamorfosi, rimane smarrito e angosciato per pochi attimi. Poi viene interrogato da Virgilio. È il violento pistoiese Vanni Fucci, soprannominato Bestia, che si macchiò di saccheggi e rapine. Il dannato, indispettito per essere stato riconosciuto dalla Alighieri, si rivolge spavaldamente a Dante e riferisce che viene punito tra i ladri perché svaligiò con atto sacrilego la sagrestia del Duomo di Pistoia. Vanni Fucci lancia infine una fumosa profezia su un rovescio militare che riguarderà Pistoia e la parte politica dei Bianchi, sostenuta da Dante, suo odiato avversario. E chiude con una vendicativa e rabbiosa rivalsa. E dettolo, perché doler ti debbia.